27 match, 3 allenatori, un inizio discreto, una fine stentata, in mezzo lo stop, un playoff flash e un avvio folgorante che aveva illuso molti su quello che poteva essere un torneo di vertice. Il 2020 del Teramo si chiude con la conferenza stampa di Iachini, che ha tracciato un bilancio economicamente stentato della società, che ha incassato meno di quanto si aspettasse. Tornando al campo, dalla vittoria di gennaio con la Sicula Leonzio alla sconfitta col Bisceglie, quello biancorosso è stato un anno con alti e bassi, perché si era aperto con una potenziale rincorsa verso le parti nobili di una classifica che nella stagione 2019-2020 aveva la regina al posto che attualmente occupa la Ternana. I 3 punti con i siciliani, con l'Avellino e il Catanzaro avevano fatto pensare ad un'accelerazione stoppata dalla Cavese, ripresa con il Rende, prima degli stop con Viterbese e Monopoli che costarono la panchina a Bruno Tedino, sostituito da Cetteo Di Mascio. Il tecnico pescarese, promosso dal settore giovanile, ha avuto solo poche opportunità. Al successo di Rieti all'esordio fece da contraltare la battuta d'arresto col Potenza, il pari di Pagani e la sconfitta contro la Virtus Francavilla, prima del lockdown, dello stop dei campionati, ripresi soltanto a fine giugno con lo scontro di Catanzaro nel primo turno playoff. 0-0, eliminazione e tutti in vacanza pensando alla stagione prossima, che si era aperta con l'arrivo di Massimo Pace, un precampionato non di certo esaltante, come invece sarà l'inizio del 2020-2021. Diavolo subito in palla e sorprendente, oltre che col Palermo anche con Bari, Monopoli, Juve Stabia e Catania. In mezzo il passo falso, ancora a Catanzaro, e la parte finale di un 2020 condizionata dalla battuta d'arresto di Terni, dura ancor più del risultato e che qualche strascico lo ha inevitabilmente lasciato, se è vero come è vero che da lì in poi il Teramo non ha saputo più vincere. In mezzo, giocatori scoperti come Diachité, altri esplosi definitivamente come Santoro, ma sullo sfondo sempre quella richiesta a istituzione e territorio di un ausilio che Iachini reclama e che stenta però ad arrivare. E allora il contenimento dei costi del mercato estivo, se non si troverà chi è disposto ad entrare nella compagine societaria, rischia di diventare ancor più pronunciato quando si apriranno le liste a inizio 2021. Nel frattempo, con Santoro e Diachité vicini al Sassuolo, il caso Piacentini e i rinnovi ancora tutti da discutere di molti componenti della rosa saranno i temi in avvio, così come quelli di Paci e Federico. Il 9 gennaio però c'è l'Avellino e i 27 punti attuali, benché consentano ancora di essere in alto, non sono più un bottino blindato come qualche settimana fa.